Questa mattina centro di Genova senza auto, invaso dai podisti della Stragenova. Tra le donne ha vinto un pezzo da 90 dell'atletica italiana Emma Quaglia. Ci racconta tutto Serena Biondini. 4.000 partecipanti, 350 volontari WISP, 20.000 bottigliette d'acqua e 100 kg di focaccia offerta dai panificatori genovesi. Sono i numeri della Stragenova 2017. Davvero tante le famiglie che hanno partecipato con bambini, cani e passeggini. A noi piacciono queste gare lunghe in cui si attraversa la città, si vede la città con occhi diversi, si apprezzano i vicoli e quindi divertentissimo. Ma è lunga la strada, eh? Sì, però ce la facciamo. Due percorsi, uno da 4 km e mezzo per la Family Run e uno da 10 km per la corsa competitiva, snodato tra i vicoli, il porto e l'isola delle Chiatte. Per tutti, partenza e arrivo in Piazza De Ferrari. Non guardo il cronometro, oggi corro per godermi la mia città e divertirmi. 4 km e mezzo che sono già fin troppi per me, però vabbè, ci proviamo. Primo classificato alla competitiva è il marocchino Mohamed Riti, che ha concluso la 10 km in 33 minuti e 53 secondi. Abbiamo partito insieme, abbiamo staccato con le altre 3 km, l'ha preso il nostro ritmo fino alla fine. È andata bene, dai. Prima donna a tagliare il traguardo un minuto dopo la genovese Emma Quaglia, campionessa europea di maratona a Zurigo 2014. Sono reduce dalla preparazione della maratona e ho fatto la maratona a Vienna e quindi adesso posso godermi un po' queste gare tra virgolette un po' più divertenti. È bellissimo girare per le strade del centro con tanti tifosi, tanta gente.